la madre esultì, il coro degli angeli esultì, l'assemblea celeste e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata di nuova luce, lo splendore del Re ha vinto le tenebre, le tenebre del mondo, lo splendore del Re ha vinto le tenebre. Del suo Signore, e in questa chiesa risuoni unanime l'acclamazione di un popolo in festa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta, e cosa buona e giusta, e veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Padre Onnipotente e al Figlio Gesù Cristo Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la Pasqua in cui è immolato l'agnello, questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto. Questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male, questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato, questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli sorge vittorioso. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. O mirabile della tua grazia, o inestimabile tenerezza del tuo amore, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti. Felice colpa che meritò un così grande Salvatore. Felice
colpa che meritò un così grande Salvatore. Felice colpa, o notte veramente beata, che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è risorto. O notte veramente beata, che spogliò gli egiziani per arricchire Israele. O notte che sconfigge il male, lava le colpe. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge l'uomo al suo Dio. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte. In questa notte accogli, Padre Santo, il sacrificio di che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella liturgia solenne del cielo, segno della nuova luce. Ti preghiamo, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome splenda di luce, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, risuscitato dai morti, fa risplendere la sua luce serena. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Seduti e ascoltiamo la parola di Dio. Potete chiudere le candele. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra.
Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, mirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, mio Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare.
E il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare all'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscirono a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si divertino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e Mosè in suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Yeah.
Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le nostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siano stati battezzati in Cristo Gesù, siano stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi non è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui,
sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino, presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo,
ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Scegli i nostri peccati. Siamo arrivati al terzo giorno del Triduo Santo del Signore. Lo abbiamo contemplato in questi giorni come colui che ha dato se stesso nel sacramento dell'Eucaristia, come colui che non si tira indietro di fronte alla morte e al dolore, al Venerdì Santo, ma dà un senso e un significato appunto alla morte e al dolore. E in questa veglia che abbiamo iniziato questa sera vogliamo contemplare, e abbiamo già contemplato, come la parola di Dio ci ha guidato dalla creazione del mondo fino all'incarnazione di Gesù. Abbiamo ascoltato alcune letture che ci narrano e ci parlano di Dio, un Dio che è creatore, un Dio che è padre, un Dio che guarda l'oppressione di un popolo e lo libera dall'Egitto, dalla schiavitù. Abbiamo contemplato un Dio che ci dà l'acqua viva, che è capace appunto di lavare e purificare il nostro cuore. Ma abbiamo contemplato soprattutto un Dio che ha voluto farsi carne. La Pasqua che noi celebriamo illumina il Natale. Questa veglia notturna ci riporta al Natale, quando Dio ha deciso di condividere con noi fino in fondo la nostra vita. Ed ecco perché questa sera noi siamo invitati proprio in questa notte a rendere grazie al Signore, perché Lui ha voluto farsi toccare da noi, ha voluto guarire le nostre infermità, per le sue piaghe siamo stati guariti, e con il battesimo ci ha permesso di essere sepolti con Lui per vivere una vita nuova. Da quando Gesù è venuto in mezzo a noi, noi possiamo vivere una vita nuova. E questa è la grande speranza che nasce a Pasqua e che noi riviviamo a Pasqua. È vero, quest'anno la speranza è un po' provata, è sotto assedio, diceva il Papa l'altra sera. Però questo non ci impedisce di cantare il nostro Alleluia. Questo non ci impedisce di camminare con questa grande speranza che il Signore libererà ciascuno di noi e vuole liberare tutti i popoli e farli diventare popolo santo di Dio. Ed ecco perché la nostra preghiera si fa per tutte le vittime della guerra, ma si fa per tutti gli uomini e le donne che con coscienza pura vogliono vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo e che compiono il bene spinti dalla loro coscienza. In fondo questa notte dobbiamo fare come hanno fatto queste donne che al mattino presto si recano al sepolcro, portano degli aromi, trovano una pietra rimossa, non trovano il corpo del Signore Gesù. E
bello pensare che queste donne sono state le uniche a seguire il Signore, mentre tutti i discepoli, i maschi, sono fuggiti. Queste tre donne, di cui San Luca ci dice anche il nome, Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Gesù, queste donne grate per essere state salvate e guarite dal Signore, si ritrovano a dover dare l'ultimo atto di onore al corpo di Gesù. E proprio non incontrando quel corpo di Gesù, avete notato che si destabilizzano, si sconfortano, come forse tutti noi, quando viviamo momenti anche difficili, ci sconfortiamo, ci perdiamo d'animo. Ebbene, queste donne però si domandavano, pur nello sconforto, che senso avesse tutto questo. E il Signore gli va incontro attraverso due uomini che si presentano a loro in abito sfolgorante. Ricordate il Vangelo della Trasfigurazione in estate o in Quaresima, quando lo abbiamo ascoltato. Anche lì due uomini apparvero, erano Mosè ed Elia, la legge e i profeti. In fondo lì c'è stato un anticipo di resurrezione. Questa notte, noi contemplando Gesù risorto, capiamo una cosa, che abbiamo bisogno qualche volta, più di qualche volta, di un aiuto che viene dall'alto, perché da soli non sappiamo eventualmente leggere le situazioni. Ed ecco perché abbiamo sempre bisogno di quella parola, della legge e dei profeti, per cercare il Signore non tra i morti, ma tra i vivi. Abbiamo bisogno di questo aiuto che viene dall'alto, che ci ricordi la parola del Signore. E allora, per fare esperienza di resurrezione, come queste donne, dobbiamo domandarci, sì, ma nello stesso tempo dobbiamo accogliere la parola del Signore, che è capace di leggere ogni nostra situazione. Essi, dice il Vangelo, si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici. Abbiamo bisogno di ricordare ciò che il Signore ha fatto per noi, come Maria Maddalena, come Giovanni, come Maria madre di Giacomo. Abbiamo bisogno di ricordare perché tante volte nella vita dimentichiamo. E allora questi due uomini, la legge, i profeti, il Vangelo stesso, diventano i luoghi, i siti dove noi possiamo imparare a vivere. Perché? Perché Gesù è il vivente, cioè colui che ci aiuta a ripartire sempre, colui che è presente. Non è uno vivo tanto per, ma è il vivente, colui che appunto rende la nostra vita capace di ripartenza. E le donne, come abbiamo ascoltato, credono, ricordando la parola, e proprio perché ricordano la parola, vincono il vuoto e il panico, vincono quel vuoto della mancanza, quella mancanza di quel corpo del Signore, e proprio per questo sono capaci di annunciarlo anche agli altri. È simpatico Pietro, che era fuggito in quei tre giorni difficili, però di fronte alle parole delle donne Pietro si alzò. È come se anche Pietro ha avuto il coraggio di rialzarsi dopo il pianto amaro. Aveva pianto, e proprio quel pianto è stato un pianto liberatorio. Diceva il Papa in questi giorni che noi non sappiamo più piangere, dovremmo piangere di più per i nostri peccati e per i nostri limiti. Solo se piangiamo, cioè se diventiamo umili, ma anche se piangiamo di gioia, perché anche il pianto è legato alla gioia, noi riusciremo a compiere quello che il Signore ci chiede, il dono del perdono soprattutto. Ma come Pietro siamo invitati proprio dall'aiuto di Dio, dal lasciarci guardare da Lui, ad alzarci e a correre verso il sepolcro.
Anche noi, di fronte alla sofferenza o al sepolcro, fuggiamo. Di fronte al dolore, di fronte alle difficoltà, fuggiamo ed evadiamo. Invece sia Pietro, sia le donne affrontano il dolore, vanno al sepolcro. E proprio perché vanno al sepolcro si rendono conto, toccano con mano il dolore e per questo lo superano. Allora chiediamo al Signore che ci dia questa grazia, la grazia di ripartire non evadendo, ma con questa stessa fede di queste donne che avevano servito il Signore nella vita, lo sanno appunto riconoscere grazie al ricordo della parola. E allora chiediamo al Signore la memoria della parola di Dio. Chiediamo che quando viviamo momenti di buio o di notte, ci vengano subito in mente le parole del Vangelo, che ci danno le risposte giuste per intraprendere sentieri giusti. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Preghiamo il Signore perché benedica quest'acqua da lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua della roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che saranno battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna. Prego. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per tua grazia ci ottengono la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo
È lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e del Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, sì. Proclamiamo la tua risurrezione, nella testa della morte, nella testa della. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti,
con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni in pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore, il suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio torni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo a Dio nostro Padre la fede di queste donne che sanno andare oltre il buio della notte. Chiediamo che in tutte le circostanze della vita noi possiamo ricordare la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto, che ci abilita ad essere figli di Dio e figli della Chiesa. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi il dono della pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati
alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Ecco, vi do gli auguri più sinceri per questa Pasqua, anche se è un po' buia per tutte le situazioni che ci sono, ma anche per le situazioni familiari. So che molti sono rimasti anche a casa, presi un po' da questa Covid. So che in tutta la vallata più o meno ci sono delle situazioni ancora difficili, ma come queste donne auguro a ciascuno di voi che possiate e possiamo tutti andare nel sepolcro, vedere cioè la realtà del nostro malessere, del nostro male, i nostri sepolcri, le nostre tombe interiori, e far sì che scenda il Signore come è sceso questa notte negli inferi della nostra vita e ci ha salvato. Il Signore vuole scendere dentro il nostro cuore per renderlo nuovo e bello. Stasera, nonostante la nostra speranza è un po' tenue, un po' provata, dobbiamo credere che il Signore accompagna la storia anche oggi, anche in questo momento così particolare, e ci chiede cambiamento, ci chiede conversione, ci chiede una vita nuova, una vita vissuta fidandoci della sua parola. Scenda perciò la benedizione del Signore su tutti voi che avete partecipato a questa liturgia, su tutti coloro che ci hanno seguito, grazie anche a Tele Monstella. Preghiamo per tutti coloro che vivono momenti di prova e di sofferenza, per coloro che vivono situazioni anche difficili. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Accogliamo adesso anche la statuetta di Gesù risorto per i più affezionati, come abbiamo studiato in questi giorni. Il cielo pasquale per questi 50 giorni sarà il segno di Cristo vivo, di Cristo presente in mezzo a noi. Accogliamo perciò il Signore che continua a camminare con noi e cerchiamo per quanto è possibile di camminare insieme e non in maniera individuale. Andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Domani la Santa Messa è alle 17 e lunedì di Pasquetta, per chi vuole fare una Pasquetta seria, cioè nella gioia ma anche nelle cose serie, alle 11 verrà a trovarci il nostro Vescovo e celebrerà la Santa Messa giù in grotta. Chi vuole venire prima del pranzo può farlo. Ecco, un saluto anche a tutti quelli che ci hanno seguito da Tele Montestella, un saluto ai nostri emigrati, li invito caldamente a frequentare e a vivere la Pasqua in chiesa